Poco prima delle 5 di questa mattina, una volante del commissariato di pubblica sicurezza di San Giovanni a Teduccio, impegnata nei rafforzati servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno delle stese, nel transitare in via Taverna del Ferro ha notato un uomo che alla vista della volante è scappato. Gli agenti, allertando contestualmente la centrale operativa, hanno inseguito quest'uomo, 31enne pregiudicato della zona, sottoposto al regime della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Il fuggitivo, mai perso di vista dai poliziotti, ha scavalcato un'inferriata e si è introdotto in un parco, all'interno del quale, non trovando possibilità di nascondersi, ha scavalcato un'altra inferriata, entrando in un altro parco attiguo. Ha sfondato il portone di uno stabile, ha raggiunto il terrazzo, ha continuato a scappare. Gli agenti, all'esterno dello stabile, in attesa di rinforzi, hanno notato che l'uomo però è caduto, andando a impattare sulla strada. Prontamente allertato, è arrivato il 118, che ha trasportato l'uomo al Cardarelli, ma in ospedale è deceduto. Da una prima ricostruzione, presumibilmente, la persona avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi di antenna che si sarebbero però spezzati. Da una minuziosa ispezione dei luoghi, attraversati in occasione della fuga, proprio all'esterno dello stabile, sotto un'auto, è stato rinvenuto e sequestrato un revolver con matricola brasa, pronto all'uso attualmente al vaglio della polizia scientifica.